mesi, ma portava ancora addosso gli evidenti segni di una guerra che aveva dilaniato la città. Oggi, in queste occasioni, durante queste cerimonie, è un momento doveroso per ricordare la storia, ma ancora più importante per fare riflessioni sul presente e in particolare ricordarci e esaminare come sta quello che ci è stato consegnato in quegli anni dopo che è stato versato del sangue, come sta la democrazia, come sta la nostra Costituzione. Oggi, 25 aprile 2018, si può dire, perlomeno non mi sento preoccupato per la tenuta democratica del nostro Paese. Credo infatti che in questi 73 anni dalla liberazione e 70 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, il Paese abbia fatto propri tutti i valori costituzionali di democrazia e di libertà, l'espressione del pensiero e manifestazioni libere del proprio pensiero.